Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Oggi è lunedì e non è una bella giornata. Iniziamo malissimo la settimana, ma proprio male, ma proprio male male. Perché? Perché sto guidando verso... Aspettate che chiudo il finestrino. Ecco. Sto guidando verso il negozio dove ho comprato le FX500 della Fuji, il flash, che come per magia ha smesso di funzionare. Ebbene sì, e pensate un po' che io questa settimana ne avrei bisogno molto spesso, almeno mercoledì, venerdì e anche sabato, e probabilmente rimarrò senza flash. Per fortuna ho ordinato senza, così ancora non si era rotto il flash, due Yongnuo per provarli, che dovrebbero arrivare domani. Però il fatto è che le FX, eccolo qua, ci ha dato buca. Ha iniziato surriscaldandosi, si surriscaldava spesso quando scattavo a piena potenza e poi ad un tratto non flasha più. Flash che non flasha non è un flash. Funziona tutto, funziona il display, funziona l'illuminazione LED frontale per i video, ma non flasha, è un flash splashato. Adesso sentiamo che mi dicono. Ok, flash lasciato. Domani dovrebbe lasciarlo e spero dopodomani di avere un flash in garanzia, perché sennò sono disperato. Ok, cerco di spiegare meglio cosa è successo con il flash, visto che da questo video non si capisce una mazza. Non sono evidentemente ancora bravo a raccontare le storie di un'intera settimana, ok? Quindi abbiate pazienza. Ho portato a riparare le FX500 e dovrebbe essere sostituito in garanzia. Oggi, dopo una settimana da quel giorno in cui l'ho portato, non me l'hanno ancora reso. Mentre aspettiamo che Dropbox sincronizzi, devo mandare via un po' di preventivi stamani, sperando che non restino solo preventivi. Attenzione, siete pronti? Voilà, e luce fu. Dicevo, mentre aspetto che Dropbox sincronizzi, voglio farvi vedere una cosa, perché oggi in teoria dovrebbero arrivare i due flash di Yongnuo che ordina economici, molto economici, che ho preso perché il mio FX500 della Fuji, super caro, super fancy, super figo, mi ha dato forfè. Ieri l'ho portato, avete visto, spero che oggi mi facciano sapere di che morte deve morire o se deve risuscitare. No, dovrebbero cambiarmelo, ma non so entro quando, non c'è veramente certezza. Per cui, siccome mi serve, non posso fare a meno dei flash, ho preso degli Yongnuo da 40 euro, da 50 euro. Ragazzi, è brutto tempo, piove, sapete perché? Perché vado allo stadio a vedere lo Spezia e non vado allo stadio da circa 15 anni, è per questo che piove. Stiamo
facendo qua? Non ho capito. Italia. Stiamo aspettando? Stiamo aspettando. No, Simo, campione del mondo, vincitore della Champions 2017. Naguel chi? Ma Naguel chi? Naguel Valentino. No, cioè, commento a freddo, a freddo, a ghiaccio, a urlato, spaccato. Sulla partita? Un commento della partita? No, grazie. Ciao, non troppe parole. No, siamo stati molto bravi, soprattutto nella difesa. Ragazzi, oggi è giovedì e ieri non ho girato niente. Barba lunga, incolta, devo... una tragedia. C'è anche un po' di raffreddore, la vecchiaia che avanza. Però mercoledì sera, martedì sera siamo stati allo stadio, forse sarà quello. Non sono più all'altezza di ste cose. Però come vedete qua alle mie spalle, siamo pronti per girare un nuovo video. E finalmente farò la recensione della XT2 e comparison in comparazione con la X-Pro 2 e bla bla bla. Ancora non so bene cosa farò. Qua ci sono anche due flash on nuovi che devo non recensire perché ancora non li ho provati, ma fare un preview, insomma. La giornata oggi è così, fuori fa non lo vedete, ma è giornata strana, ci sono le onde, i surfisti in mare, quindi magari dopo vado a fare due foto. Ma il tempo non è proprio il top. Oggi giornata da topo di laboratorio, come dire. Quindi dovrò fare oggi tanto computer, tanta post-produzione, tanta, direi troppa. Ma ok, ci vediamo tra un po'. Adesso faccio questa cosa, ecco. Chiamiamola come volete, insomma. Ciao, a dopo. Finalmente ci siamo, sante. Rimane la ghiera bella da vedere, bella da toccare. Bene ragazzi, missione più o meno compiuta, ho girato tutti i video, adesso vado verso, scusate, illuminazione molto meglio di così, che dite? Meglio così, eh? Adesso vado verso casa, ho un po' fame, magari ci vediamo più tardi? Magari sì, magari no. Boh, ciao! Bene, ci risiamo. C'è il solito problema. Non ho girato niente venerdì. Venerdì, una riunione dietro l'altra. Quindi niente di interessante. Sabato, invece, ci sarebbe stato qualcosa di interessante. Infatti, siamo stati tra i tanti impegni la mattina, shooting. Il pomeriggio avevamo un evento per beneficenza di raccolta fondi per i terremotati del centro Italia, che è andato molto bene. Ero là per fare delle foto che erano poi comprabili, acquistabili, e una parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza. Ora, ho girato qualcosa secondo voi? No, non ho girato niente. Devo migliorare, devo impegnarmi di più. Mi fa veramente fatica, ma devo impegnarmi di più. E quindi colgo l'occasione per chiedervi: cos'è che dovete fare e che vi fa veramente fatica fare? Anche se vi piace, perché a me piace fare video, ma allo stesso tempo mi fa fatica farli quando devo fare altre cose. Insomma, cos'è che vi piace fare, ma che allo stesso tempo vi fa fatica fare? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Poi ricordatevi di mettere mi piace e non dimenticate, altrimenti vi spezzo le manine. E poi non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi nessuno di questi fantastici video, imperdibili proprio, eh. Ok, ci vediamo lunedì, cioè oggi, che sarebbe nel passato, perché sta già passando, ma nel presente, però voi lo vedrete nel futuro. Vabbè, va, ciao, a lunedì.